si tratta di rocce molto difficili. Primo, secondo grado, forse terzo grado, un solo punto. Ecco davanti a noi il ghiacciaio del Morterash. Abbiamo superato le rocce, la piccola cresta. E mentre gli ultimi di noi si stanno preparando, i primi hanno già attaccato il ghiacciaio e allungati lungo una fila, piccoli punti neri che vediamo sulla neve, avanzano verso la vetta. Gli ultimi di noi si stanno preparando. Cosa ce l'abbiamo con un... Allora, con fondo. Siamo in tre, no? Allora, facciamo una cosa. Io mi metto in fondo, come al solito. Beh, dai, io sono anche, tu stai per ultimo, loro due a metà, Fate su un naso, lasciate... Sì, anni di fondazione, da circa... 13-14 anni ha fondato il gruppo alpinistico. Questo è Santino, il capo del gruppo. Il quale ci sta spiegando chi è il capo. Di portare in giro soci e non soci a fare delle escursioni anche abbastanza impegnative per i gruppi numerosi in cui si fanno, no? E direi che fino adesso abbiamo dato possibilità a tanta gente di arrivare nelle belle cime. Mostrare, diciamo, delle belle salite. Oggi ci apprestiamo a salire il Piz Morterash, ce la chiamo male, questa salita, piuttosto sassosa, visto i sassi che abbiamo preso in testa. Ma no, si dice di tutto rispetto. Finalmente siamo arrivati alla bocchetta della Cerva, da qui per un pendio glaciale arriveremo a toccare la cima. Finalmente. Siamo rimasti circa 25-26 persone, gli altri sono tutti morti, speriamo di arrivarci tutti in testa. Cioè, Bubu, porta mia figlia. No, ma solo uno spazio. Ha spaccato le mani. Abbastanza vicine alla vetta. Il mio compagno di cordata esultante inneggia con la piccozza verso il cielo. Siamo stati anche fortunati, una bella giornata, non c'è stato il minimo accenno di perturbazioni o d'altro. Sole a volontà. Anche tanta neve e tanto sudore. Ormai manca soltanto l'ultimo pezzo di parete di ghiaccio e poi saremo in cima. Stupendo davanti a noi Pizpalù con le sue tre cime. Qui ormai siamo sulla cresta sommitale. È questione di metri. Davanti a noi il Bernina. E finalmente in vetta. Tutti quassù, su quest'ultimo spuntone di roccia. Questi ultimi sassi proiettati verso il cielo. È meraviglioso essere quassù. Vi lascio con queste immagini. È stato un filmato breve,
soltanto alcuni ricordi, impressioni di una stupenda giornata vissuta assieme agli amici.